Salve a tutti quanti, sono Laura e scrivo per lasciare la mia testimonianza. Forse qualcuno, specialmente atei e non credenti, dirà che questa che sto per raccontarvi è una storia inventata. Invece è tutto vero, perché è il racconto di quello che è successo a me, è la mia testimonianza. Io ho 49 anni e sono mamma di due bimbi. Da bambina ho avuto una regolare educazione cristiana. Però crescendo nel corso del tempo, le vicissitudini della vita mi hanno portato molto lontana dalla fede. Ero diventata atea, profondamente convinta che non esistesse Dio, che la religione fosse solo un'ancora per l'uomo depresso, che non sapeva vivere, che non trovava senso nella sua vita se non nell'attaccarsi ad un qualcosa di più grande in cui credere. Le cose sono cambiate quando, in seguito ad un brutto incidente stradale, sono finita in ospedale in coma. Dopo quasi un mese di coma mi sono risvegliata. Premetto che non mi ricordo assolutamente niente di quel mese che sono stata in coma. Buio totale. Come stavo dicendo, dopo un mese di coma, una mattina mi sono risvegliata. Dopo poche ore dal risveglio, ho avuto una crisi cardiorespiratoria e sono finita in arresto cardiaco. Dopo vari tentativi di rianimazione, sono stata ufficialmente dichiarata morta alle ore 10:45. Ricordo tutto perfettamente di quei minuti. E voglio raccontare la mia testimonianza per far capire agli atei che Dio esiste. E ve lo dice una persona che prima di questa esperienza era un'atea talmente convinta che avrebbe scommesso la propria vita per sostenere la sua convinzione, e cioè che Dio non esiste. Ma non è così. Dio esiste ed è amore senza fine. Comunque, tornando al racconto, mi ricordo che mi sono sentita male. Avevo gli occhi aperti, respiravo con l'aiuto della macchina, però all'improvviso mi sono sentita mancare l'aria, non riuscivo più a respirare. Ricordo dei rumori, forse i rumori delle macchine che mi tenevano in vita passandomi l'ossigeno. Sono corsi medici e infermieri che mi facevano massaggi cardiaci e con degli strumenti tentavano di rianimarmi. All'improvviso ho sentito come un colpo al cuore. Mi sono sentita uscire letteralmente dal mio corpo. Ricordo che sono scesa dal letto in cui stavo e riuscivo a vedere tutto quello che succedeva accanto a me. Vedevo i medici che gridavano, gli infermieri che tentavano di aiutare. Tutti erano in panico perché stavo morendo. Mi sono avvicinata a quel groviglio di persone e ho visto me stessa sul letto. Era una sensazione strana. Mi sembrava di aver abbandonato un vecchio vestito usato. Però mi sentivo meravigliosamente bene. Penso di non essermi mai sentita così bene e felice, nemmeno il giorno del mio matrimonio. All'improvviso mi sono sentita aleggiare nell'aria, sempre più lontana dalla stanza in cui si trovava il mio corpo, circondato da tutti quei medici e quelle infermiere che stavano lottando contro il tempo per strapparmi alla morte. Mi sono ritrovata in una specie di tunnel tutto buio. Mi sentivo salire e salire sempre più in alto. L'impressione era quella di essere in una sorta di ascensore, con la grande differenza che in quel tunnel buio si respirava una pace e una gioia incredibile. Mi sentivo per la prima volta veramente felice. Salendo in lontananza, scorgevo una luce che man mano che salivo diventava sempre più forte. Terminato quel tunnel, non c'era più nemmeno un po' di buio. Tutto era luce. Però era una luce che sulla terra non ho mai visto. Era una luce dorata, bellissima,
e anche molto forte, però non abbagliava, non dava fastidio alla vista. Non mi sembrava che fosse un posto in particolare. Non riuscivo a vedere niente, solo luce. Ero circondata da luce. Arrivata in quella luce sentivo amore. Mi sembrava di essere stretta in un abbraccio. Sentivo un grandissimo amore. Un amore che non ho mai sentito sulla terra. Da parte delle persone che mi volevano bene. Mai nessun abbraccio se abbraccio era quella luce che mi circondava. È stato così dolce e pieno di amore come quello, in quella grandissima luce. È apparso mio padre, che era morto 2 anni prima. Mi ricordo il suo sorriso pieno di gioia e di pace. Si vedeva che era molto felice. Quell'incontro è durato solo qualche secondo, perché mentre mi stavo avvicinando per abbracciarlo e per chiedergli come stava, lui è sparito, senza che io riuscissi a dire nemmeno una parola. Sparito mio padre, in mezzo a tutta quella luce è apparsa come una proiezione. Avete presente quelle macchine che si accendono al buio per proiettare un filmato su un muro? Ecco, in quel momento, in mezzo a quella forte luce, è apparsa una proiezione. Ho visto nel giro di pochi secondi la mia vita. Non ho visto tutta la mia vita, ma solo quei momenti in cui avevo mancato in amore. Per esempio, ho visto quando alla scuola materna avevo tolto una caramella ad un'altra bambina, facendola piangere. La cosa più brutta è che non ero una spettatrice passiva, perché mentre guardavo quelle scene, riuscivo a sentire dentro di me l'intensità del dolore che avevo provocato al mio prossimo con i miei gesti e i miei comportamenti. Ho visto tutti i momenti in cui avevo mancato in amore fino all'ultimo momento della mia vita sulla terra. E subito dopo, all'improvviso, è sparito tutto e mi sono ritrovata di nuovo ad aleggiare in quella stanza di ospedale. Ho rivisto il mio corpo su quel letto. I medici non c'erano più, c'era solo un'infermiera che stava mettendo a posto le macchine. All'improvviso, come una forza superiore, mi ha spinta verso il letto e sono rientrata nel mio corpo. In quel preciso istante mi sono svegliata di soprassalto. L'infermiera che era nella stanza si è spaventata a morte ed è corsa subito fuori a chiamare aiuto. Sono accorsi i medici che mi hanno visitata ed hanno constatato che non avevo più bisogno né di macchinari né di altro per respirare e che avevo ripreso conoscenza perfettamente. Erano tutti increduli. Vi dico che era anche arrivata nella stanza la barella che avrebbe dovuto portarmi in obitorio. Ero stata dichiarata morta alle 10:45, ma dopo quasi 3 ore mi sono risvegliata. I medici mi hanno chiesto cosa fosse successo e io ho raccontato tutto quello che avevo visto e sentito. Mi hanno subito detto che si trattava di un'esperienza premorte. Io so solo che risvegliandomi la prima cosa che ho detto è stata: Dio esiste ed è amore. Nei giorni successivi sono rimasta in ospedale sotto osservazione e dopo una settimana mi hanno fatto tornare a casa, dicendomi che avevo ripreso perfettamente. Mi sono subito data da fare per cominciare una relazione con Dio, forse mai iniziata davvero, nemmeno da ragazza. Quando andavo in chiesa solo per obblighi di catechismo, è stato un periodo di preghiera intensa a cui è seguita una confessione generale. Sono stata guarita dall'amore di Dio, dalla partecipazione regolare ai sacramenti, e questo mi ha portato a voler riparare a tutti i miei errori. Ci è voluto molto tempo e mi è costato anche tante porte sbattute in faccia da persone che non mi hanno saputo perdonare per il male che avevo loro fatto. Ma Dio esiste. Oggi lo posso gridare al mondo intero. Dio esiste e ci ama tutti immensamente. Con affetto, Laura.